cochina e vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Oh. Ciao a tutti ragazzi, sono Vittorio, l'owner di questo canale, se non aveste capito. Oggi sono qui in un video diverso, se non viene giù il mondo, meno goliardico del solito. Infatti sono io che parlo e sarà terrificante. Dai, mi mancava il cane che rompe così. Sono qui in un video diverso, un po'... Cioè dai, ma... Adesso esco sul balcone e dico porco, è successa una cosa un po' brutta e vorrei diffondere un messaggio sperando che sia abbastanza chiaro per tutti, ovvero quello che quando siamo sulle strade non siamo in un videogioco, non stiamo giocando a nascondino, a un 2-3 stella e non si può tornare indietro. Quando la cazzata è fatta e non si rimedia più. In pratica, cosa mi è successo? Stavo tornando dal ristorante. Io di solito non guido mai la sera perché lo trovo alquanto brutto, perché le macchine in sostanza non ti vedono, non ti cagano. Se sei in moto non ti degnano. Hai due fari? Ah, probabilmente c'è una macchina, fermiamoci. Hai un faro? Vabbè, chi se ne frega, passiamo. Vorrei che non venisse frainteso il mio messaggio. Non volevo fare uno sfogo né contro una categoria, quella degli automobilisti o camionisti o motociclisti, scooteristi o quello che è. In pratica cosa mi è successo? Ero su una statale, 90 all'ora al limite, io andavo 85-90 all'ora, comunque dentro il limite, quindi tranquillamente. Ad una certa mi avvicino a un benzinaio sul lato opposto, io venivo nel senso dall'altra parte, nel senso opposto, e vedo che una macchina si appronta all'uscita. Non so se vi metterò qua una sovraimpressione di quello che è successo, ma in pratica questo qua si è fermato. Io stavo sopraggiungendo, ho detto rallentiamo perché non si sa mai, cioè io rallento sempre in qualsiasi tipo di incrocio perché è un po' mi cago in mano, sai, se mai che vuoi fare il patatrack. Grazie a Dio ho rallentato, perché non so Dio che cosa gli abbia detto in testa, ma sì, passiamo mentre arrivo. Ho tirato una frenata, gli ho fatto un pelo così, tanto così mi mancava da fare il patatrack. Non sarei qui magari a raccontarvela perché 90 all'ora, cioè anche se freni e caschi a 50, non credo che ti fai molto bene, insomma. In pratica questo qua mi ha tagliato la strada. Il motivo? Perché era semplicemente distratto, perché poi io l'ho sorpassato. E questo qua, oh, non si era accorto, non si era accorto di niente. Quindi, ragazzi, siamo in strada, non stiamo giocando. Ci sono in ballo le nostre vite, di noi motociclisti, di voi che siete in macchina perché non siete in un'auto blindata. Se succede il patatrack e la prendete male, ci lasciate le penne anche voi o il vostro bambino, che peraltro aveva in macchina, cioè, di un'incuranza clamorosa, peraltro. Lasciate i pensieri da un'altra parte, il telefono da un'altra parte, guidate e basta, guidate e guardate e pensate a guidare e basta, punto. Perché poi una volta che la cazzata è fatta non si torna più indietro. E poi mi vengono a dire ma poi voi motociclisti andate molto più forte eccetera eccetera. No, per fortuna io stavo andando dentro i limiti, perché sennò la facevo così, pam, come un bel moscerino. Un moscerino mi trovano spiaccicato nel suo lato posteriore. E sinceramente no, ho aspettato anche di fare questo video perché ero l'altro giorno ero troppo fresco di incazzatura, avrei sparlato, avrei detto cose fuori luogo, ma vorrei semplicemente che voi prestaste attenzione. E se c'è qualche amico pulotto che mi sta guardando, per favore controllate di più, non rompete il c***o perché non abbiamo il DB killer, ma rompete il c***o a quelli che hanno il telefono. No, mi si è spento il faretto, quindi parlerò così. Rompete il cazzo alle persone giuste e non quelle che fanno leggermente più rumore degli altri, perché il rumore non uccide nessuno. Il telefono sì,